tanti ritornelli. Ti rendi conto che io mi sono reso conto qualche settimana fa che ho visto 1500 sì. di ritornelli. Ma dai, sono tante. Sono tante. Sono sì. tante. No, ma 1500. Non troppe. Non troppe. E siamo ancora qua. Però prima ce ne sono state. C'è stato. È da un po' che la telecamera è nostra amica. È da un po'. Da un Speriamo po'. Continui a esserlo. Ma sì, dai. Ma ecco. Sì, sicuramente. Io spero proprio di sì. Anche perché so che siamo molto ben accetti nelle vostre case. Quindi di ciò veramente vi ringraziamo. Ma tutto questo grazie ai nostri artisti che sono bravissimi sì. e ci preparano sempre delle belle cose, dei bei filmati e delle belle cose. Qualcuno lo facciamo proprio noi. Ci divertiamo, ci via, divertiamo. Ci divertiamo. Ci divertiamo. Beh, e quando ci divertiamo, succede anche questo nelle nostre serate, quando ci divertiamo trasmettiamo questa allegria e questa energia anche al pubblico che ci segue, al pubblico che viene a ballare. Perché se ci divertiamo noi, si divertono anche loro. È vero così, così dicono, quindi, sì. Così belli artisti, grande. Belle canzoni come quella di oggi, che veramente è una spaccacuore, perché quando parte Colori a Venezia veramente si apre un mondo nuovo. È un mondo nuovo. Di romanticismo speciale. Sì. sì. Quindi bravissimo Luciano Nelli, bravo anche Stefano Ronchi, il nostro sì. autore folletto. Ciao sì. Stefano. Colori a Venezia. È una cosa stranissima di questa Colori a Venezia, perché è un terzinato, ma moltissimi la ballano come valzer viennese, quindi boh, è stato fuori bello, amici, in maniera spontanea. Vedere eh? Che anche all'estero la ballano valzer esatto, viennese, valzer... perché quelli di Berlino anche l'hanno anche ballata. Quando l'abbiamo fatta a Berlino è sì, successo questo. Vabbè, allora, Colori a Venezia. Nelli. C'è profumo nell'aria di sale, mentre guardo salir la marea, un gabbiano che vola nel sole, nella mente si fa strada un'idea. Il caffè nel bar di primo mattino mi scalda il cuore, l'acqua verde riflette il colore del mio amore. Respiro l'odore di questa città che galleggia nel tempo e nell'eternità, sulle note di una canzone una gondola passa e scivola via, stendo il cielo ed è già un'emozione, Venezia è fatta di magia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la gente sopra i ponti passa e va. Venezia.
grazie Giannonelli. Ci piacciono veramente alla grande, un bel gruppo, si chiamano Viola e gli Harmony. Giuseppe canta tutte queste canzoni dei Camaleonti, dei Dick Dick, sì, degli anni 70, questo genere, è specializzato in questo veramente genere, e la Viola ha una voce straordinaria, oltre che una presenza scenica mondiale. Sì. E allora, che cosa ci fanno ascoltare? Un brano oggi che ha portato al successo la grande Adele, Set Fire to the Rain, nella versione di Viola degli Harmony. E vai! Dell'amore, sei lettere. Banana. Brava, banana. Lo sai, Gianni, ti volevo chiedere una cosa, no? Dimmi, Stato amore, un po' di tempo. Dimmi. Ma quando io non ci sarò più? Ora, mio buono, ma non ci sarei più troppo. Ma tu ti risposi? Ma io mi risposo, ma non ci penso nemmeno, Nina, ma stai scherzando? E perché? Scusa. Ma come perché? Ma Nina, dai, su, dai. Ma stai così male, da sposato? No, non per quello. E allora? E allora, oh, che ti devo dire? Va bene, mi risposo, va bene, sei contenta. Quando non ci sei più, mi risposo. Sì, oh, eh? E così tu la porti a casa nostra? Certo, dove la porto, Nina? Abbi pazienza. La fai dormire nel nostro letto? E dove la faccio dormire? Nel nostro letto? Oh! Lei farà la doccia dove facevo io? Lei farà la doccia dove facevi tu, Nina? Dove devo fare? Devo fare un altro bagno apposta? E poi tu sostituisci le mie foto con le sue? Certo, Nina, se no sai che faccio, le tengo sia le tue che le sue, tanto. E poi lei guiderà la mia macchina? No, questo no, Nina, questo te lo assicuro, no. Perché? Perché non ha la patente. Boia te, o che ho detto? E qui comando io, e questa casa è mia. Ciao
Ciao! Un caro saluto a tutti gli amici che stanno seguendo questa amatissima trasmissione, Ritornelli. È condotta dal mio grande amico Luciano Nelli e dalla splendida Paolina Belloni. Che dire? Siamo messi in una situazione un po' che noi ridiamo e scherziamo, però dobbiamo continuare a ridere e scherzare, perché non dobbiamo abbatterci. Vinceremo anche questa battaglia che ci è capitata così fra capo e collo. Chiaramente dobbiamo seguire tutte le istruzioni che ci danno, perché sennò io qua vedo ancora camminare per strada la gente senza mascherina. Ecco, questo ci porta ad allungare i tempi. Facciamo i bravi, rimaniamo uniti, seguiamo queste trasmissioni che penso vi facciano a casa un piacere immenso, vi disolgono un attimino la mente da quelli che sono questi brutti pensieri. Forza, la forza della musica riuscirà a vincere anche questa battaglia, mi raccomando. E cosa succederà poi? Che passeremo un'estate meravigliosa all'insegna della musica, del ballo, del divertimento. Ok, un grande abbraccio, genio. Ciao. Corna, ho detto corna, se ritorni non ti pentirai. Corna, sì, ho detto corna, giuro che non ti pentirai. Io sono un uomo pensionato, ma in gran forma ed è perciò a una donna divorziata io non riesco a dire no. Sì, capisco, tu sei libera e fai tutto ciò che vuoi, ma un dolore insostenibile sono le corna che mi fai. Corna, ho detto corna, sei ritornata. Se fai finta di essere la donna giusta che non mi combina guai, ne hai già fatti sai, il tuo cuore mi regalerai, oh yeah. Fanno male i pugni in faccia e le tasse ancor di più, le bollette, abbonamenti che mi hai lasciato tu. Fanno male certo i calli ed i reumatismi che, ma una cosa insopportabile sono le corna che mi fai. Corna, ho detto corna, se ritorni non ti pentirai. Corna, sì, ho detto corna, giuro che non ti tradirò mai. Let's go, guys! Andiamo a intervistare l'artista. Curiosa di oggi, fui, dai. Le domande feci. Mentre tu intervisti l'artista, sì? Io vado a cena a Villa Rita. No, no, aspetta un attimo che veniamo tutti, anche l'intervistato. Vabbè. Andiamo logico. Dopo, andiamo dopo. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi.
Intervista con l'artista, cari amici, al ritornello abbiamo qui la chitarra di Enrico Faggioni. Con Enrico Faggioni, ma che bello! No, ma siete inseparabili con la chitarra, ma poi adesso con le tue canzoncine, tutta Italia ti acclama, quelle canzoncine curative di Enrico Faggioni, che ha iniziato a suonare la chitarra a quanti anni? 11. 11 anni, hai studiato musica? Quindi sì, una scuola privata per 3-4 anni. Quindi, ma leggevi proprio le note, quindi facevi dettato musicale, studiavi. E poi. Sì, più che altro. Si fa tanta orecchio noi. Però tutto questo talento quindi è dovuto alle orecchie del Faggioni, basta. No, ho studiato anche sui metodi, comunque, ecco, insomma, diamo il messaggio giusto a casa, non è tutto orecchio, studiato sui metodi famosi che abbiamo purtroppo dovuto studiare tutti ai tempi della scuola di musica, noiosi, però insomma servono. Anche perché per leggere poi un metodo di musica bisogna un minimo di conoscenza. Del pentagramma e delle sette note sicuramente, quindi ti sei fatto una grande cultura a livello di generi, no? Qual è quello che tu ami? Gli stornelli per esempio? Sì, gli stornelli sì. Però oggi voglio fare un pezzo un po' diverso. A me piace anche la bossa nova, sai? Quella... Ti piace, no? Questa è una bossa nova molto conosciuta. È la ragazza di Ipanema, di Teresina, di Ipanema. Hai detto Teresina o di Ipanema? No. Di Ipanema, noi conosciamo quella di Ipanema. No, la ragazza di Ipanema, quella è famosissima. La portai al bottegone, mi mollò tre scurreggione, Teresina non ti ci porto più. A Milano alla Scala, Teresina pisciò in sala, Teresina non ti ci porto più. E la portai ai teatro a vedere Stenterello, mi stuzzicò il cervello, Teresina non ti ci porto più, quanto è vero che c'è Gesù. Poi presi un sorbetto, ma mi ci scaracchio dentro, Teresina non ti ci porto più, ti ci porto più. Ma vedete, amici, cosa vuol dire il talento di quest'uomo? Da un certo punto ha arricchito la canzone di cose con sta Teresina, raffinata donna, solo lui le può trovare ste Teresine, ma complimenti Enrico Faggioni, un nuovo modo di rivedere la bossa nova. Poi mi fa anche Tochigno in questo modo qua un giorno, l'acquarello, mi raccomando, te la prepari e me la ricrei. Alla prossima con Enrico Faggioni e le sue mitiche canzoncine. Con la sua pancetta, però col ballo lui ci sa fare. Parla poco l'italiano, dice son del Messico. Lancia sguardi provocanti e poi il baffo si accarezza un po'. Dopo un quarto d'ora appena, altre donne attorno a sé. Tutte guardano la sua pancetta, ma cosa avranno da rimirare? Lui osserva soddisfatto, cosa mai nasconderà? Sotto quella sua pancetta tiene un'arma che le colpirà. Alla prima fa ballare un tango, la strapazza con un caschetto. Viene l'ora della marciata, la seconda stringe a sé. Già la terza è pronta in pista, è il momento di un bel baion. Lui sfiora con la pancetta, le presenta Pedro. Olé! Non capiscono perché, cosa mai avrà la sua pancetta che a quelle donne possa piacere. Questa sera bocca asciutta, pieni di desolazione, hanno perso già in partenza, se in Valera c'è Pedro. Le altre donne incuriosite fanno fila 3x3,
ti aspettano che il messicano le stringa a sé con il suo calore. Lui li osserva soddisfatto, cosa mai nasconderà sotto quella sua pancetta, che non arma che le colpirà. Alla prima fa ballare un tango, la strapazza con un casquè. Viene l'ora della baciata, la seconda stringe a sé. Già la terza è pronta in pista, è il momento di un bel baio. Lui la sfiora con la pancetta, le presenta Pedro Pedro. Olè! Pazza con un casché, viene l'ora della manciata, la seconda stringe a sé, già la terza è pronta in pista, è il momento di un bel baio, lui la sfiora con la pancetta, le presenta Pedro Pedro. Olè! La cantante molto brava e molto carina, che noi conosciamo da tanto tempo, di Paolo Bertoli, ci fa ascoltare insieme a Paolo con la sua fisarmonica Ponte di Ferro. Vai, Paolo Bertoli. E con questo ciao, vi salutiamo, amici. Ciao a tutti, votate, ciao ciao votate, ciao. Votate, votate la canzone regina. Ciao. Quanti ritornelli